Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo del REST Day, 5 consigli per sfruttare il REST Day. Questa è una domanda che mi viene fatta spesso anche nei Q&A che faccio su Instagram e vedo che tante persone hanno difficoltà a gestire queste giornate di riposo, questi REST Day, cioè che cosa devo fare del cardio, come gestisco l'alimentazione, eccetera. Ora, parto dal presupposto, i rest day sono fondamentali, sono parte in realtà attiva del vostro programma di allenamento, quindi non dovete vederli come dei giorni che non esistono, che vanno messi là prima di ricominciare a fare. Voi nei rest day siete attivi in un processo di recupero, questo è molto importante. Se vi trovate a dover distruggere i rest day, annullarli del tutto o cercare di ridurli il più possibile, state sbagliando qualcosa. Date importanza ai giorni di recupero, cercate di non metterci troppa roba, come ad esempio, vabbè, rest day vado a fare un po' di cardio, un po' di addome, un po' di polpacci, un po' di avambracci, un po' di questo, un po' di quell'altro, poi ci butto un richiamo. No, sono dei giorni molto molto importanti. Ci sono delle filosofie di splittaggio che ho utilizzato per esempio nell'ultimo periodo e sto utilizzando, in cui ci si allena anche 7 volte su 7 o comunque ci si allena tutti i giorni, però sono periodi acuti, devono essere inseriti con un certo senso, una certa logica, e di parleremo evidentemente in altri video. Oggi cerchiamo di vedere 5 consigli per sfruttare al massimo i nostri rest day. Allora, primo consiglio in assoluto riguarda il NEAT. Nei rest day conviene essere abbastanza attivi da un punto di vista di NEAT. Questo è vero perché abbiamo più tempo a disposizione e ci conviene stare attivi anche per un discorso di mantenere il corpo e il tessuto in generale un po' più anabolico, recettivo, irrorato di sangue. Quindi in generale camminare, cercare di muoversi, cercare di sbrigare alcune faccende che magari nei giorni on abbiamo un po' più di difficoltà per questioni di tempo è un'ottima soluzione. Il mio consiglio in generale è stare sempre orientativamente su un 10 passi al giorno. Ho già fatto il video riguardo al cardio e al NEAT, quindi rimando a quel video. Però comunque nel rest day cercate assolutamente di essere attivi da un punto di vista di NEAT. Collegato al NEAT, il secondo punto è il cardio. Ora, per quanto riguarda il cardio, va bene farlo nel rest day, però attenzione, deve essere un cardio che voi avete preventivato di mettere, ossia se voi avete pianificato, e rimando di nuovo al video sul cardio e NEAT, di inserire del cardio nella vostra fase di off season, nella vostra fase di preparazione o quel che è, quindi avete un tot di cardio da inserire all'interno della vostra giornata, allora è buona cosa inserirlo nel rest day, nel giorno di riposo, perché lo distanziamo dall'allenamento. Magari non fate troppo cardio la sera prima di allenarvi, la mattina dopo facendo gambe, però comunque generalmente per esempio una mezz'oretta di cardio la mattina o quel che è, inserirlo nel rest day è un'ottima soluzione. Io lo preferisco rispetto ad inserirlo dopo l'allenamento, ancora peggio prima dell'allenamento nei giorni on. Quindi avere nel rest day il cardio è una buona soluzione, questo salvo il fatto che per motivi organizzativi o anche di testa in generale vogliate avere un giorno in cui semplicemente vi riposate, state tranquilli, soprattutto se il cardio non avete modo di farlo magari in giro piuttosto che in casa. Quindi pensare di dover andare in palestra anche il sesto, il settimo giorno della settimana per fare il cardio può essere tassante. In quel caso vi incentivo a metterlo dopo l'allenamento o comunque distanziarlo dall'allenamento se potete. Però se avete la possibilità di fare il cardio, tipo io ho la bike di là, ce la siamo presa, la spin bike, per stare un po' più comodi e non dover andare in palestra anche per una semplice sessione di cardio, allora inserirlo nel rest day è un'ottima soluzione. Questo anche se lo splittate, quindi per esempio io nel mio caso, nei miei giorni di rest, in questo momento ho 15 minuti di cardio la mattina e 15 minuti di cardio alla sera. Preferisco rispetto a fare 30 minuti tutti attaccati, quindi questa è una finezza. Però in generale, se avete del cardio, ma non se avete un rest day, inserite il cardio, ma se avete del cardio, inseritelo nel rest day, ok? La differenza è fondamentale. Ora, terzo punto, il sonno. Dormite tanto, dormite se potete. Il giorno di rest normalmente si ha un po' più di tempo, ora vi incentivo a sfruttare questo tempo per dormire, che può voler dire se normalmente dormite 7 ore e mezza, 8 ore, se non anche di meno a notte, allora svegliarvi un po' più tardi se potete, oppure per esempio recuperare con una pennichella nel pomeriggio, nel primo pomeriggio. Ripeto di nuovo, ho fatto un video sul sonno, l'Homo sapiens ha un sonno bifasico, che vuol dire che ha normalmente un ciclo di sonno che prevede una prima fase di 8 ore durante la notte e una piccola fase di mezz'ora, un'oretta nel primo pomeriggio, questo per natura. Quindi cercare di assecondare la natura e riposare, dormire un po' di più, favorisce il processo di recupero. Ricordate che nel giorno rest
è un giorno in cui siete attivi nel recuperare, ok? Dovete recuperare, dovete sfruttarlo al massimo per recuperare, ok? Quindi non è un giorno annullato, è un giorno in cui state recuperando. Ok, altro punto, quarto, iniziamo a parlare di alimentazione. Per quanto riguarda l'alimentazione, ripartizione dei macros, dividete i macros in maniera dividete i macros, il cibo in generale, in maniera pari nei vostri pasti. Fate 3 pasti, 4, 5, 6, quanti vi sentite di fare, e in generale ripartite il cibo in maniera equilibrata. Quindi non serve fare soltanto carbo nella prima parte della giornata, niente dopo, piuttosto che aggiungere grassi di là. Cercate di semplicemente mangiare in maniera equilibrata. Questo ci permetterà di avere una lenta immissione di glucosio in torrente ematico, quindi mantenere la glicemia tendenzialmente stabile, non avere forti spike che in questo caso, essendo un giorno di riposo, verranno gestiti peggio rispetto a un giorno on, e questo ci permetterà anche in questo caso di favorire il recupero senza andare a rompere le scatole al corpo con sistemi di gestione del glucosio e quindi iperinsulinemia e via discorrendo. E collegato all'alimentazione, l'altro punto riguarda le calorie. Non abbassate le calorie in maniera drastica. Questo è un errore che vedo fare spesso e che ho fatto anch'io in passato, ossia giorno off non mi alleno, non mangio, giorno off non mi alleno, niente carbo. No, questo è sbagliato. Il giorno off è un giorno in cui il giorno prima ci siamo allenati, quindi tutta una serie di processi di recupero muscolare sono attivi, che richiedono energie. Abbiamo un certo peso corporeo, una certa massa muscolare, quindi anche quando facciamo NEAT eccetera andiamo a richiedere energie, a spendere energie. Quindi in generale nel giorno off va bene abbassare i carbo. Io ne ho parlato nei vari video di cycling, quindi di carb cycling eccetera, quindi abbassare i carbo va sicuramente bene, però non dobbiamo annullarli del tutto. Questo è un errore che potrete verosimilmente pagare caro, ok? Perché andate a inficiare quelli che sono i processi di recupero. Quindi io parto da un minimo di 200 grammi di carbo nei giorni di rest, quando sono veramente basso di calorie, però in generale sto più o meno sul 50% dei carbo rispetto al giorno on. Quindi se nei giorni on ho 700 grammi di carbo, nei giorni off ho circa 3,50. Semplicemente quello che faccio dall'atto pratico, perché sapete che non vado a contare macros in maniera maniacale, è di andare a dimezzare orientativamente ad occhio il cibo che prendo. Quindi normalmente se mangio magari 3 etti di riso in un pasto ne mangio 150 e via discorrendo. Oppure generalmente se durante la giornata mi preparo il riso piuttosto che il couscous piuttosto che quello, ne faccio semplicemente la metà, e ovviamente non ho l'intra workout, quindi ho quei 70 grammi di carbo in meno che normalmente assumo come ciclodestrina e come glycobol nel mio intra workout. Ok ragazzi, questo è tutto per il rest day, spero di avervi dato dei consigli interessanti. Di nuovo, per qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.